di noi non hanno il piacere di passare una serata con gli amici insieme a una bella, ad esempio, pasta e fagioli, che è uno dei piatti tipici di questa stagione e che, tra l'altro, lo voglio ricordare, i fagioli fanno parte della famiglia dei legumi, che è considerata proprio per la ricchezza che hanno di ferro la carne dei poveri. Allora, le lenticchie, i ceci, le fave, i fagioli, i piselli fanno parte della nostra, tradizione alimentare, ma non tutti riescono a farne tesoro. Perché? Perché purtroppo moltissimi di noi soffrono di pancia gonfia e i legumi possono, diciamo così, avere questo inconveniente. Quali possono essere quindi gli accorgimenti? Intanto sembrerebbe che un breve periodo di ammollo prima della cottura possa attenuare questo problema. Poi comunque ci sono ad esempio le lenticchie, che tra i legumi sono quelle che credo creino meno problemi. E non dimentichiamo una cosa fondamentale, che le lenticchie hanno delle proprietà straordinarie anche per il controllo del colesterolo. Addirittura io molto spesso, quando ad esempio ho avuto dei periodi che io sono sempre stata una borderline con il problema del colesterolo, e i miei 200, 210, quindi l'ho sempre dovuto tenere sotto controllo, devo dire che ad esempio prendevo l'abitudine di prendere le lenticchie come una sorta di contorno, come uno fa ad esempio con non so, con un pochino di riso, un po' di pane. Insomma, ho considerato le lenticchie un vero e proprio alleato del benessere dal punto di vista per il controllo del colesterolo. Allora, qual è il suggerimento da dare? Intanto la quantità, non bisogna certamente esagerare con la quantità. Se uno prende ad esempio soltanto non so, il legume, non superare i 70 grammi a crudo. Se invece poi lo dobbiamo mescolare con la pasta, normalmente si mescola con la pasta, si mescola con il riso, si mescola con il farro, con l'orzo, eccetera. Allora scendiamo un pochino con la quantità, possiamo scendere sui 30-40 grammi a crudo, per evitare appunto di esagerare con, diciamo così, le quantità che possono creare poi questo inconveniente del gonfiore addominale. L'altro suggerimento che mi sento di dare, comunque, siccome le proprietà che contengono i legumi sono talmente preziose che andrebbero veramente, diciamo così, consumate anche spesso, prendete l'abitudine, se avete problemi di gonfiore o di, ad esempio, anche dolori addominali. Molti non possono beneficiare, diciamo, dei legumi proprio perché hanno questo tipo di problema. Munitevi di un bel passaverdure, quindi non sto parlando del mix, passaverdure, quello di una volta, girate in maniera tale che si toglie l'eccesso di fibra. Perché sono importanti le fibre? Perché sono gli spazzini del nostro organismo, del nostro intestino, però purtroppo in alcuni casi possono creare dei problemi. Quindi beneficiamo delle proprietà dei legumi, ma eliminiamo, diciamo così, l'eccesso di fibra usando il vecchio, caro, prezioso passaverdure. E quando mettiamo in cottura, che possano essere fagioli, che possano essere lenticchie, eccetera, ricordiamo che un'abbondante quantità di sedano, che tra l'altro contiene la sedanina, che è un prezioso aiuto, e ad esempio una bella cipolla, può essere davvero un modo per non solo dare gusto, sapore, ma per arricchire questo nostro legume anche con altre proprietà organolettiche. E poi diventa così una piacevole, pietanza da usare durante l'estate e, perché no, anche durante l'inverno. Ma adesso noi ce li abbiamo, specialmente i fagioli, ce li abbiamo freschi, i borlotti, sono buonissimi.